Intervenendo a Torino, alla prima edizione della Biennale della Democrazia nel 2009, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, rivolgeva lo sguardo alla costruzione della nostra democrazia repubblicana, con l'acquisizione dei principi che hanno inserito il nostro Paese, da allora, nel solco del pensiero liberal-democratico occidentale. Dopo la costrizione ossessiva del regime fascista, soffiava l'alito della libertà, con la Costituzione a intraiatura e garanzia dei diritti dei cittadini. L'alito della libertà, anzitutto, come rifiuto di ogni obbligo di conformismo sociale o politico, come diritto all'opposizione. La democrazia, in altri termini, non si esaurisce nelle sue norme di funzionamento, ferma restando naturalmente la imprescindibilità della definizione e del rispetto delle regole del gioco. Perché, come ricordava Norberto Bobbio, le condizioni minime della democrazia sono esigenti: generalità e eguaglianza del diritto di voto, la sua libertà, proposte alternative, ruolo insopprimibile delle assemblee elettive e, infine, non da ultimo, limiti alle decisioni della maggioranza, nel senso che non possono violare i diritti delle minoranze e impedire che queste possano a loro volta divenire maggioranza.